Amici ed amiche di YouTube, bentornati. Bentornati perché vi trovate nella playlist tutorial dove ci sono tanti video, consigli, trucchetti su come fare delle cose. Oggi per la questione oli aromatizzati andremo a fare l'olio aromatizzato al prezzemolo. Gli ingredienti sono olio e il nostro protagonista, il prezzemolo. Prendiamo così. Andiamo a tagliare un po' i gambi. Prezzemolo, mi raccomando, freschissimo. Separiamo intanto le foglie dai gambi, perché faremo due cotture. Le foglie, che sono più tenere, le faremo bollire separatamente dai gambi, che sono più coriacei. Bene, abbiamo recuperato questi pochi gambi e andiamo a sbianchire il tutto. Prima mettiamo questi pochi gambi, ad un minuto preciso inseriremo le foglie. Ok, inseriamo le foglie e lasciamo andare per un paio di minuti, non di più. La classica operazione che dobbiamo fare, importantissima, è quella per mantenere il colore, che quello poi ci darà la bellezza quando andiamo a impiattare. Ricordate il sistema, acqua fredda e ghiaccio. E andiamo a raffreddare il tutto. Lasciamo un minutino qua dentro. Ok, il prezzemolo dovrebbe essere completamente freddo. Lo prendiamo e lo appoggiamo così, tanto per dare una piccola asciugatina, ecco. Che acqua e olio non è che vanno molto d'accordo, quando poi andiamo a frullare tutto verrebbe più un'emulsione che un olio, quindi andiamo ad asciugare un pochino. Avvicini, avvicini. Già si vede da qui che ha mantenuto i colori, il verde brillante, lo vedete? Ok, arrivati a questo punto, un poco di olio. Dobbiamo fare un'operazione molto importante, e cioè dobbiamo filtrare tutto. Mettiamo in un colino. E con un cucchiaio, facendo questo movimento, andiamo a lavorare la polpa che si è creata. Questa deve essere necessariamente separata da tutto il resto, perché quando mettiamo il prezzemolo sulle pietanze, essendo che è fresco, è piacevole quella sensazione di croccantezza, cosa che non abbiamo più qui. E quindi avremmo in bocca, se non facessimo questo lavoro, avremmo in bocca questa sorta di poltiglia, che onestamente non va bene. Io direi che può bastare. Con il cucchiaio pulito andiamo a separare. A raccogliere, più che separare. Guardate qui. Il nostro olio al prezzemolo Shining e Brightling è pronto. Voi vi domanderete che utilizzo ne abbiamo di tutto questo. Gli utilizzi sono innumerevoli. Pasta alle vongole, no? Invece di, alla fine, all'atto dell'impiattamento, di tritare il prezzemolo sopra, c'è anche quella persona che può dare anche fastidio. Lo mettiamo in un biberon e un po' di olio al prezzemolo. Facciamo una bruschetta di tartare di gamberetto, mettiamo questo, facciamo la tartare di gamberi, mettiamo questo. Insomma, starà a voi, secondo anche la vostra creatività, di utilizzarlo.
ci procuriamo il nostro biberon. Eccolo. L'effetto è garantito, pensate a qualsiasi cosa voi impiattate. Visto? Bene, anche questo video tutorial è finito, mi raccomando, vedo che fate dei passaggi anonimi sul canale, le visualizzazioni ci sono, però lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione, va bene? Ci conto, alla prossima!